Ha una ex moglie, una fidanzata e un figlio di 10 anni, Nicolò, con cui condivide la passione per il calcio. Fino al 23 maggio, Giuseppe Conte cercava di essere lui stesso ad accompagnarlo a scuola il più possibile. Adesso che ha accettato con riserva l'incarico ricevuto dal presidente Sergio Mattarella di formare il nuovo governo, sarà più difficile trovare momenti liberi per farsi trovare all'uscita di scuola. Certo, non capita tutti i giorni di avere un padre che dall'oggi al domani diventa il capo del paese in cui si è nati. Avrà pensato questo Nicolò quando in meno di 24 ore ha visto il volto di suo padre su tutti i giornali e in televisione. E poi mamma Valentina, ex moglie, ancora al suo fianco. Non ha avuto dubbi sull'esporsi in sua difesa quando il curriculum del suo ex marito è stato analizzato in tutte le lingue del mondo. E il risultato ne è stata la messa in luce di alcune esperienze non verificate, per esempio alla New York University. Sarà un buon premier, quelle sul curriculum e su stamina. Conte è stato accusato anche di aver appoggiato il metodo di Davide Vannoni, NDR, sono tutte stupidaggini, ha dichiarato al telefono con l'ANSA, ribadendo che assolutamente sì, nel curriculum del neo premier della Terza Repubblica, per dirla alla Di Maio, è tutto in ordine. Il matrimonio è finito, ma il legame tra il neo premier e la sua ex moglie è sereno. Pugliese di nascita, ma il neo premier tifa Roma, città in cui viveva da tempo, e devoto a Padre Pio, secondo quanto raccontano gli abitanti di San Giovanni Rotondo, dove la famiglia Conte vive. Fatta eccezione per questi ultimi giorni in cui mamma Lilina, diminutivo di Maria Pasqualina, spiega il Corriere, e papà Nicola sono arrivati a Roma, per stare accanto al figlio in un momento fondamentale, ma anche per sfuggire all'assedio di giornalisti, amici e curiosi. Così la famiglia, nuova fidanzata compresa, si è stretta accanto al neo premier che sembra arrivato dalla Marte, lui che di politica non ne ha mai fatta e dai più è stato definito il premier marziano, il perfetto sconosciuto, ma anche quello con il cuore da sempre a sinistra. E ancora, un professionista sensibile. Nel suo primo discorso da presidente del Consiglio in pectore Giuseppe Conte si è raccontato come l'avvocato difensore degli italiani, l'amico del popolo. Impossibile non notare la sua eleganza, che siamo certi non manchi nemmeno durante le partite di tennis o calcetto. Sport che Conte predilige, fatta di gemelli sempre al polso, pochette nel taschino ma anche gilet e cravatta. Uno stile che lo allontana un po' dall'immagine del rivoluzionario d'azione, ma si sa, l'abito non fa il monaco. Adesso, concediamogli un po' di tempo. Leggi anche Habemus Premier, Giuseppe Conte ha ricevuto l'incarico. Leggi anche dai Master a Stamina, gli interrogativi su Giuseppe Conte.